Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono il boss del freestyle e oggi qui sul campo non sono da solo raga, perché ho portato un ospite. Vi dico solo che l'ho corteggiato raga per tantissimo tempo e neanche immaginate quanta gente ho dovuto sentire per portarlo qui, oggi fisicamente sul campo. Signore e signori, ho l'onore di presentarvi mia moglie. Ciao amore mio, eccola qui. Signore e signori, guardate quanto è felice di stare qui sul campo oggi. Vuoi salutare i nostri amici? Ciao a tutti ragazzi. Allora amore mio, oggi testerò in base a diverse sfide quanto sei forte a giocare a calcio. Facciamo una piccola premessa, non ha mai giocato a calcio, i suoi sport sono sempre stati ad esempio nuoto, danza, giusto? Sì. Poi sei molto brava, anzi bravissima a suonare il pianoforte, quindi diciamo che il pallone da calcio l'ha visto soltanto nel mio studio. Pure troppi magari. Amore mio, andrò a testare le tue abilità calcistiche con 5 sfide. Alla fine di ogni sfida ti darò un punteggio da 1 a 5. Alla fine di tutte le sfide andremo a vedere il punteggio che avrai totalizzato e vedremo in quale fascia rientrerai. Prima fascia. Da 0 a 5 punti, impresentabile. Seconda fascia, da 6 a 10 punti, come volevasi dimostrare. Perché tanto raga dirai, sono scarsa. Terza fascia, da 11 a 15 punti, livello YouTuber League. Quarta fascia, 16-20 punti, calciatrice. Ultima fascia, da 21 a 25 punti, Lady Boss. Prima della prima sfida, raga, mi raccomando, iscrivetevi al canale perché per voi è veramente poco, ma per noi è tantissimo. Iscrivetevi. Sì, anche perché abbiamo una famiglia da mantenere, quindi mi raccomando. Prima sfida, calci di rigore. Amore mio, avrei a disposizione 5 rigori. Ovviamente per ogni rigore segnato è un punto. In porta ci sarò io, però non sarò un portiere classico, ma sarò un portiere con le mani legate. Quindi, amore mio, vai, legami. Ci piace. Legami. Oh, sta spaccando i polsi, ragazzi. Ok, perfetto, primo rigore. Quando vuoi. Oh! Raga, primo rigore, mi ha tirato un missile terra-aria. Oh, un punto, eh. Terzo rigore, quando vuoi. Allora raga, devo dirvi, dopo il terzo rigore, poca precisione ma molta potenza. Così dice. Bello. L'ha salvato il palo, ecco. Quinto e ultimo rigore, quando vuoi. Esulta. Raga, la cosa che mi fa strano, che un normalista dirà così, brava, 2 gol su 5. Brava amore mio. Grazie. Brava raga, fra un po' apriremo il canale i due boss del freestyle. Seconda sfida. Questo mi piaceva. Ok amore mio, in questa seconda sfida testeremo le tue abilità nello stop. Come nei calci di rigore avrai a disposizione 5 possibilità di stoppare il pallone. Ovviamente un punto per ogni stop riuscito all'interno di questi 4 palloni. Allora, se sei pronta io direi di iniziare. Andiamo, con questi miro meglio. Pure l'occhialetto da sole, da vera Lady Boss. Andiamo. Ci sei? Vabbè, mi è piaciuta la tecnica di cercare di andare a bloccare il pallone in questo modo. Secondo stop. Vai. Più o meno la stessa tecnica di prima. Però posso dire una cosa, il pallone non va troppo distante dall'area delimitata. Quindi io direi, che allarghiamola forte. Un pochino. Cosa amore? Che so forte. È forte. Però allarghiamo un pochino l'area. Ci sei? Però già tecnica si migliora. Tecnica migliorata rispetto ai due stop precedenti. Amore, te ne mancano due, eh? Stai ancora a 0. Forza. Vai. Mamma mia ragazzi, mamma mia, è proprio la moglie del boss. Bravo amore. Grazie, punto. Grazie. Quinto e ultimo tentativo. In questa sfida hai realizzato un solo punto. E con quella di prima siamo a 3. 3 su? 3.
25? 3 su 25. 3 su 3. Terza sfida, andiamo. Ok, siamo arrivati alla terza sfida. Amore mio, uno contro uno. Quindi avrai 5 possibilità per superarmi. Ovviamente sarò io a difendere. E per fare gol. La particolarità sta che io, raga, difenderò con il pallone tra le ginocchia. Quindi al massimo potrò fare questo. Ci piace, ci piace. Piace così, eh? Ah, quasi dimenticavo. Se riesci a farmi cadere il pallone così, comunque sarà un punto per te. Sei pronta? Prontissima. Bocca al lupo. Ragazzi, io partirò qui dalla linea di porta e nel caso in cui Giulia dovesse sorpassarmi, c'è la mia amica sedia che difenderà la porta. Giulia partirà dal cerchio di centrocampo. Ci sei? Sei pronta? 3, 2, 1, via! Dai, 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 dai! Mi sta cascando il pallone! No, no, no! Ha preso un altro palo. Però mi ha superato bene. Quindi non è un punto pieno perché non ha fatto gol. Però raga, mezzo punto se lo merita tutto. Bravo amore. Raga, non, neanche potete immaginare quanto è difficile correre col pallone. Ma che cos'è? Però ha capito come sorpassarmi, deve soltanto essere più precisa nel fare gol. Cambio in corsa, raga, gli do mezzo punto ogni volta che riesce a sorpassarmi. Anche in questo secondo tentativo, mezzo punto, siamo a uno. Forza amore, anche perché raga non è facile, eh. No! Per me, eh? Ci ha preso la mano, per non dire ci ha preso il piede, eh? Io mi sento tipo un tirannosauro. Glielo tolto! Glielo tolto! Dove vai, bella? Dove vai? Ma vai! Ma vieni! Quinto e ultimo tentativo, raga. Forza, amore mio. Vai! Guarda come si allarga! Guardala come si allarga! No! Ragazzi, incredibile! È riuscita a sorpassarmi bene, vieni amore mio! Incredibile, ma vero! Bravo amore, mezzo punto anche in questo tentativo, quindi chiudi con 2,5 punti su 5. Per una, raga, che ha fatto nuoto, danza e suona al pianoforte, voglio dire, brava! Mica spicci! Come si dice a casa nostra, mica spicci! Quarta sfida, andiamo! Tiri al volo di prima! Come sei messa con i tiri al volo? Bene, bene! Bene, è una vita che sì, fai i tiri sì, al volo, sì. Ma proprio è un'esperta di... Mi sento carica! Tiri al volo di prima, proprio, questa... no? Questa proprio è la tua! Sì, è la mia! Come sempre, 5... 5 possibilità di fare 5 su 5. C'è la mia amica sedia in porta perché io passerò il pallone alla paretina. Il pallone si alzerà e mia moglie andrà a tirare di prima al volo. Vediamo. Vedi come è partita subito. Ok, primo tiro. L'importante è che non la devi stoppare. Cioè non devi fare più tocchi. Deve essere di prima. Va Poi bene. Il pallone può rimbalzare più volte. L'importante è che tu tiri di prima. Ok. Oh, mi raccomando, eh. Qua ci guardano proprio milioni e milioni di persone, Questa è una Allora, partiamo dal presupposto che te l'ho passata un po' così e così. Però tu sei stata brava a provarci comunque. Qui è fondamentale il tempo. Il tempo per andare a colpire il pallone. Quindi calcola bene i rimbalzi. Ti giri con il corpo verso la porta. Caviglia rigida. Gol. Ok. Easy, no? Easy. No, te ne mancano 4, eh. Easy. Ragazzi, che cosa ho appena visto? Sotto l'incrocio! Brava! E la sedia non si muove! E la sedia muta! Muta la sedia! Muta! Bello! Ci si siede pure! Ha tirato una mozzarella, però efficace. Bravo amore, bravo. Sei? Sì. E se lo porto a casa, ragazzi. 4 su 5. Sono soddisfatta. Beh, cavolo, parte il caldo. Mi lascerai dopo questo video? No, ci possiamo pensare.
Questo è un appello per tutte le giovani donzelle che guardano i video, cioè nessuna, perché no, tutti maschi. No, questo è un appello per tutti i giovani donzelli. Per favore, quinta e ultima sfida. Allora amore, siamo arrivati alla quinta e ultima sfida, la mia specialità, crossbar challenge, ok? Quindi amore, cioè, qui giochiamo in casa. 5 palloni qui sulla linea, ogni crossbar ovviamente è un punto, ma prenderai un punteggio anche se non prendi traversa. Ovviamente se prendi la traversa è un punto. Se ti ci avvicini e quindi vedo che il tiro è stato fatto come si deve, mezzo punto. Ci sei? Dammi il 5, in bocca al lupo. Forza. Quando vuoi. Beh, brava. Secondo tiro. Buono, ti ci sei avvicinato ancora di più. Amore, per questo tiro qui, mezzo punto. Mezzo punto. Forza. Bellissimo. E io direi anche questo mezzo punto. Amore, ce la fai a prenderla, oh. Forza. Dai, dai. Mamma mia. È easy. Brava, ma che bello. Ragazzi, è proprio mia moglie. Sì, ma cioè, guardate le mie scarpe. Ultimo tiro, vai amore. Ok ragazzi, ha chiuso, diciamo, come ha iniziato e come ha continuato per tutto il video, con un palo. E ti devo dare un mezzo punto proprio pieno. Bravo, oh, non me l'aspettavo. Conclusioni finali, andiamo. Ok ragazzi, siamo arrivati alla fine di quest'altro video. Amore mio, io spero che ti sei divertita, diciamo, ad affrontare tutte queste prove per capire il tuo livello di calciatrice. Ti sei divertita? Sì, molto. Vero, col caldo soprattutto, sei proprio... Amore mio, ti sei cimentata nei calci di rigore. Stop. Uno contro uno. Tiri al volo e crossbar challenge. E devo dirti che personalmente mi hai sorpreso. Ti faccio i complimenti. Brava me. E ragazzi, scrivete adesso nei commenti easy per la Lady Boss. Allora, hai totalizzato in tutte le sfide 12 punti. Olè! 12 punti. Quindi rientri nella fascia YouTuber League. E ragazzi, il livello è più o meno quello, eh. Prima di chiudere questo video, se vuoi fare un appello a Federico Marconi per farti convocare nelle prossime partite, prego, questo è il tuo momento. Mi raccomando, Marconi, convocami. Senti come te l'ha detto. Ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, attivate la campanellina così non vi perdete più nessun video del boss. E niente, ragazzi, easy per il boss. Easy per la Lady Boss.